Grazie Presidente, colleghi, siamo di nuovo sulla linea che in questi giorni abbiamo inaugurato di condividere, facendo ogni sforzo di comprensione, i documenti che attengono alle grandi emergenze di questo nostro Paese in questo momento storico e che, come abbiamo sempre detto, come ha sempre detto il nostro Presidente Giorgia Meloni, noi avremmo avuto questo atteggiamento nei confronti dell'attività del Governo e saremmo stati da stimolo ed avremmo condiviso quei provvedimenti ritenuti indispensabili e avremmo invece evidentemente non condiviso e ci saremmo opposti alle attività legislative e ai provvedimenti legislativi che non condividevamo. Rispetto a questo ragionamento, la vicenda delle vaccinazioni c'è un problema tecnico? Presidente. Già fine, gliela hanno ridata la voce, si abitui. E questo provvedimento in particolare, Presidente, attiene alla campagna vaccinale, cioè sostanzialmente all'ultima spiaggia, all'ultima possibilità di recuperare il tanto tempo perso, i tanti errori fatti, perché colleghi è sotto gli occhi di tutti che noi in questa vicenda dell'emergenza Covid abbiamo compiuto tantissimi errori e li abbiamo tutti puntualmente pagati, o meglio li hanno pagati gli italiani e li hanno pagati in termini di decessi, in termini di enormi sacrifici sopportati dalla nostra classe medica e da tutto il personale impegnato nell'emergenza Covid e li abbiamo pagati soprattutto in una quantità enorme di crisi industriali, posti di lavoro persi, danni economici che andranno ristorati e andranno recuperati in tanti anni. Allora, rispetto a questo, colleghi, noi non dobbiamo tralasciare gli errori fatti. Io qui non intendo dilungarmi di nuovo sui tanti errori fatti, perché innanzitutto perché odio parlare delle cose che abbiamo già ampiamente dette ed affrontate, ma seconda cosa perché ritengo che questo lo debba fare, l'ha detto il collega Faraone, l'abbiamo detto mille volte nella sede della Commissione. Io ritengo che quello che è accaduto dalla dichiarazione dello stato d'emergenza ad oggi debba essere affrontato, analizzato seriamente e lucidamente da una commissione parlamentare d'inchiesta. È ovvio che rispetto a quello che sta accadendo noi non possiamo fare da semplici spettatori distratti o peggio interessatamente disinteressati, scusate il conflitto apparente dei termini, interessatamente disinteressati. Ecco. Allora, rispetto a questo noi dobbiamo convincerci che il percorso che peraltro era già stato avviato in sede di commissione prima del Covid, cioè quello di istituire una commissione d'inchiesta parlamentare sul servizio sanitario nazionale, e giacciono in commissione testi di tutte le parti politiche che chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul servizio sanitario nazionale a 41 anni dalla famosa legge che lo istituisce, e dovendo ammettere che proprio quei 41 anni ne dimostrano molti di più, almeno il doppio, almeno il triplo, e quindi serve una sorta di riconsiderazione di ticket a questo provvedimento legislativo e alle varie modifiche che si sono stratificate su di esso, pensate al famigerato DM70. Allora, rispetto a tutto questo, la vicenda Covid interviene come una bomba atomica, evidentemente, e stressando tutte le strutture e accelerando tutti i processi di invecchiamento di questo provvedimento legislativo. Il microfono continua a lampeggiare, Presidente, è una sorta di intimidazione che incombe sulle mie parole. No, è che è entrato negli ultimi 40 secondi. No, perché ho 10 minuti, Presidente. Questo mi dà il... Comunque parli, non si preoccupi. Nessuno l'ha interrotta ancora, parli pure. No, ma assolutamente, segnalavo. Dicevo, rispetto a tutto questo, colleghi, noi non possiamo non
analizzare tutto quello che è accaduto seriamente in, in una sede adatta, che è quella della commissione d'inchiesta. Io sul mio intervento oggi però non intendo parlare di questo, evidentemente il mio intervento intendo utilizzarlo per parlare in positivo di quello che contiene questo provvedimento, che sono molti i passaggi positivi che contiene questo provvedimento, che a noi è stato dato modo di migliorare con alcuni dettagli. Ora però la parte essenziale di questo provvedimento è che noi dobbiamo, con la stessa onestà con cui dobbiamo ammettere che tanti errori sono stati compiuti, analogamente dobbiamo riconoscerci, colleghi, che la parte che manca in questa enorme azione di campagna di vaccinazione è il vaccino. Cioè noi oggi abbiamo, dove meglio e dove peggio, le regioni che hanno risposto con i propri piani vaccinali e si sono attrezzate ad erogare, a somministrare i vaccini necessari o comunque ritenuti utili al famoso piano per raggiungere l'immunità generale. Non mi piace a me il termine dell'immunità di gregge, perché insomma l'immunità generale è mi perdoni Presidente, però io ho 6 minuti nella mia, volevo capire quanto devo parlare. C'è un problema tecnico che non dipende né da me né da lei. Lei non guardi il lampeggiamento, parli finché deve parlare. L'avviserò io quando le manca un minuto. Però ho 10 minuti. Quando le manca un minuto l'avviserò io. Vada tranquillo. Cronometro personale. C'è un problema tecnico, è saltato il lampeggiamento. Che le posso per dire? Cui, dicevo, non si preoccupi, ha paura del lampeggiamento. No. Acclarata la circostanza non del tutto irrilevante che noi abbiamo preparato la mitragliatrice, come ho detto al generale Figliuolo, ma non abbiamo predisposto le munizioni, per cui noi ci siamo ficcati dentro un accordo, e anche quello lo andremo a valutare quando e se deciderete che dobbiamo assolvere al nostro ruolo e fare la benedetta commissione d'inchiesta. Dico, noi ci siamo ficcati dentro un accordo che ci ha impedito di avere i vaccini necessari. Oggi noi abbiamo questa grave circostanza che dobbiamo immediatamente attivare ogni possibile canale per aumentare la disponibilità di vaccini da trasferire alle regioni, le quali sono pronte a somministrare. Qui noi ci continuiamo a intrattenere, sembra che abbiamo volontà, con una sorta di azione di distrazione di massa, una sorta di azione di distrazione di massa. Noi ci continuiamo ad impegnare su chi deve vaccinare, su dove dobbiamo vaccinare, su come dobbiamo vaccinare, sullo scudo penale da riconoscere ai vaccinatori, se devono vaccinare i farmacisti, se devono vaccinare i dentisti, e giù tutta una serie di discussioni che però risultano ampiamente sterili nel momento in cui noi non diamo la disponibilità dei vaccini. E lo dico al rappresentante del governo, evidentemente, che è consapevole più di me, che questo collo di bottiglia sta strozzando l'intera campagna vaccinale. Quindi, primo passaggio importante di questo ordine del giorno, l'impegno al governo di attivare ogni possibile canale per acquistare, fuori da quel maledetto accordo, io definisco maledetto accordo europeo, ogni vaccino via via che questi, ce ne sono circa 30 in fase d'arrivo nella terza fase di sperimentazione, man mano che questi verranno validati dalle agenzie regolatorie. Secondo passaggio assolutamente importante e che abbiamo definito tale in sede di commissione, nel testo peraltro ottimamente elaborato dalla Presidente, è tutta la vicenda che attiene al personale. Come dicevamo prima, noi ormai questa discussione sul personale l'abbiamo scarnificata in ogni sua parte, quindi oggi paradossalmente potremmo essere pronti se solo avessimo la disponibilità dei vaccini, e di questo evidentemente ci stiamo preoccupando un po' tutti. Adesso ha proprio un minuto da questo momento. Benissimo Presidente, quindi sostanzialmente io manifesto in quest'ultimo lasso di tempo che mi è concesso la soddisfazione per essere arrivati a produrre un documento unitario anche sulla campagna vaccinale, cosa che non era per nulla scontata. L'attenzione che non si debba approfittare di questa disponibilità da parte dell'opposizione
per trascurare la messa a regime di quello che c'è scritto in questo documento, e evidentemente l'impegno da parte di tutti a vigilare affinché questo accada con puntualità. Grazie, colleghi. Grazie e chiedo scusa per il problema.